Grazie Gaetano e a tutti voi per essere qua in una serata così in ascolto, ma come diceva Gandhi, non è per la gioia non è importante se piove o no, ma se sai danzare sotto la pioggia, perché non è dalle circostanze buone, piacevoli o spiacevoli, ma da come tu ti metti davanti alle circostanze che dipende la tua gioia. Allora, il tema, sentinella quanto manca della notte, questa epoca delle passioni tristi, del pensiero debole, dei legami liquidi, a quest'epoca noi cristiani opponiamo una bella notizia. Come fa il Vangelo di Marco, che inizia proprio così, inizio della bella notizia che è Gesù Cristo. Ragazzi, qual è la nostra bella notizia? In quest'epoca chiusa da una tenaglia, secondo me, che sono i due denti della tenaglia, sono da un lato il fondamentalismo, che è violento e triste, e dall'altro lato è l'indifferenza a ciò che non è il mio giardino di casa. Davanti a questa tenaglia il nostro compito è reincantare la vita, cioè dare nuova bellezza e tenerezza all'esistenza, perché la vita ha senso, il senso della vita è positivo e questo positivo durerà per sempre. E io so che è una notte, che il mondo è un immenso pianto, ma il mondo è anche un immenso parto, dove si va di inizio in inizio, e il nostro è un Dio esperto in nascite. Allora il primo passo per avere, per entrare nel campo della gioia, io credo che sia innamorarsi della realtà, innamorarsi del mondo. Questo è il primo passo imprescindibile per cambiare qualcosa attorno a noi. Noi si cambia quando ci si innamora di qualcosa. Un detto medievale afferma: i virtuosi camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati volano. Se puoi correre, non camminare. Se puoi volare, non correre, perché il tempo è breve. Allora innamorarsi per poter volare, perché l'amore è il motore alto, le ali della vita. E tutta la nostra esistenza cresce così, per innamoramenti successivi, non per obblighi o per divieti. Dobbiamo tornare ad amare Dio da innamorati e non da sottomessi. E l'innamoramento è un gesto rivoluzionario. Credo che qui sia il nocciolo segreto della gioia. Ma la realtà è complessa, lo sappiamo, è fatta di gente senza lavoro, di violenza, di affogati in mare, di bambini violati. Ci sono buchi neri nella storia e sono i classici tremendi buchi di Auschwitz, di Hiroshima, ma c'è anche il mostruoso che c'è attorno a noi, gli annegamenti, i muri, i respingimenti, il disumano ammantato di ragionevolezza, scelte disumane truccate da bene comune. Dobbiamo smontare il disumano ragionevole. Se facciamo scene o scelte che sono disumane, non troveremo mai la gioia che deriva dalle relazioni buone. Smontare tutto ciò che attorno a noi propone il disumano come atteggiamento ragionevole per il futuro. Credo che il criterio etico fondamentale, io lo credo fortemente, per tutti noi, è scegliere sempre l'umano contro il disumano. Questo è il criterio di felicità, di gioia, imprescindibile per noi e per gli altri. Senza illusioni però. Perché, lo sappiamo, dice la Bibbia che Dio in principio vide che tutto era bello. Sì, però nel paradiso terrestre c'è anche il serpente, il male. Il padrone del campo, seminato di buon grano, ha occhi solo per le spighe, ne è innamorato, eppure c'è anche la zizzania. La realtà è drammatica, è fatta di buchi neri nel tessuto del mondo e nel mio tessuto interiore. Ma il seminatore della parabola, questo divino seminatore, che può sembrare sprovveduto, inesperto,
mentre getta il seme su rovi, spine, sassi, strada, scommette su nuovi inizi. Mostra che Dio abbraccia l'imperfezione del campo, che abbraccia l'imperfezione della creatura. Come lui, abbracciare l'imperfezione e accettare una persona come una storia ancora aperta, dove è possibile ancora ricominciare. Tutti siamo quel campo della parabola, siamo feriti, opachi, duri, spinosi, non finiti. Eppure questa mia umanità imperfetta è adatta a dare vita ad un futuro forte e buono. Io amo l'imperfezione della realtà, per questo sono innamorato del mondo. Eppure questa mia umanità imperfetta. E allora non nascondere le tue debolezze, ma costruiscici sopra. Tanto se hai un difetto, più lo nascondi, più gli altri se ne accorgono. E quello che ti può sembrare un difetto può diventare il meglio della tua vita. E il seminatore divino respira, allarga il gesto del braccio, a mano che noi diventiamo non più bravini, più perfettini, ma a mano che diventiamo più veri, più autentici, pur restando imperfetti, diventiamo custodi di germogli. Non siamo al mondo per essere immacolati, ma per essere incamminati. Non siamo al mondo per essere perfetti, ma per essere mai arresi. Io scrivo con una minuscola, la citazione di Christian Bobin, scrivo con una minuscola bilancia come quella dei gioiellieri. Su un piatto depongo l'ombra, sull'altro piatto la luce. Un grammo di luce fa da contrappeso a diversi chili d'ombra. Ci ho creduto, ci credo. A cos'altro credere se non all'impossibile? Basta un solo grammo di luce. E allora il nostro compito è allevare scintille dentro di noi. Questo porta attorno quel grammo di luce che può servire. Le scintille che vengono dalla speranza, dalla fiducia, dalla pazienza, dall'innamoramento. E dalla certezza che questo mondo porta un altro mondo nel grembo. E noi dobbiamo aiutare a far nascere questo altro mondo. Inizio da un testo sorprendente che Papa Francesco mette nell'Evangelii Gaudium al numero 4. Figlio, non privarti di un solo giorno felice. È l'affettuoso consiglio del sapiente di Israele, Siracide 14. È l'invito paterno di Dio ai suoi figli distratti e dice: godi la vita. E Coelet rilancia: anche se vive l'uomo per molti anni, se li goda tutti e pensi ai giorni tenebrosi che saranno molti. E ancora, va, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto. L'Ecclesiaste e il libro dei Proverbi: sia benedetta la tua sorgente, trova gioia nella donna della tua giovinezza. Ora la scopo, a partire da queste citazioni della sapienza biblica, lo scopo di tutta la storia sacra, del millenario dialogo tra la terra e il cielo, qual è? Sono uomini gioiosi, liberi e amanti, che non si privano neppure di uno dei possibili giorni felici. Quando Dio dice godi la vita attraverso la bocca dei suoi profeti, lui si presenta come un pedagogista della gioia. Dio preferisce figli felici a figli obbedienti, come ogni genitore. Ha a cuore la felicità delle creature ancor più della loro fedeltà, ed è scandaloso per il fariseo che c'è in me. Ma lo mostra la storia di Giobbe, che maledice il giorno in cui è nato e dice a Dio: ma vattene via da me, allontanati, lasciami almeno inghiottire la saliva. E alla fine è benedetto. Lo mostra Israele, che nel deserto adora il vitello d'oro e Dio rinnova l'alleanza. Lo mostra Davide, che è adultero e omicida, e Dio dice: il tuo trono sarà stabile per sempre. La Bibbia ripete che la vita è e non può essere che una continua ricerca di felicità. E anche Nietzsche, il grande filosofo, diceva:
Nella sua sostanza, il problema della felicità coincide con il problema dell'esistenza. Infatti la gioia che cos'è? La gioia è un sintomo. Quando senti gioia è il sintomo che stai camminando bene sulla strada giusta per te, quella che ti porta là dove la tua vita può fiorire davvero. E questo lo vediamo già in Adamo. Dio plasmò l'uomo con polvere dal suolo e lo pose in un giardino dove è il Signore delle cose, dove impone il nome a tutte le creature, passeggia con Dio nella brezza della sera, eppure Adamo non è felice. Ha tutto e non è felice. Il re è triste. E Dio vede la tristezza di Adamo e interviene con umiltà, dice: ho sbagliato qualcosa. Non è bene che l'uomo sia solo. Facciamogli un aiuto che gli sia simile. Facciamogli una salvezza che gli cammini a fianco. E allora vedete che qui appare il primo male del cosmo, più originale ancora di quello che noi siamo abituati a chiamare il peccato originale. È la solitudine di Adamo a dirci che la felicità viene dalle relazioni. Non è bene che l'uomo sia solo. Ed è questa assenza che mette in moto la storia. Dio addormenta Adamo, ma in realtà manda un'estasi su Adamo. Eva non è figlia del sonno, è figlia dell'estasi, ed estrae dal sogno, dall'estasi di Adamo, dal desiderio più profondo dell'uomo, una salvezza che gli cammini a fianco. Questo è Eva per Adamo, Adamo per Eva, l'amico per l'amica, il genitore per il figlio. E poi la conduce all'uomo. Il canto di esultanza di Adamo è commovente. Dice: questa è carne della mia carne, questo è cuore del mio cuore, sogno del mio sogno. Adamo è felice e ringrazia. E noi non saremo mai felici se non impariamo a ringraziare. Vuol dire accorgerci che viviamo dentro un dono. Noi viviamo per l'ospitalità cosmica. Io non ho diritto di vivere domani, che i 25 miliardi di cellule del mio corpo domani funzionino tutte, non è un diritto, non è neppure una probabilità, è un miracolo, è un dono. Allora, ricordiamo Adamo quando gli è portato davanti il suo tu, in quel momento sorge il primo attimo totalmente felice della storia, figlio della comunione amorosa. Da allora in poi è sempre la felicità, la gioia nasce dalla comunione. Da allora sempre la gioia ha a che fare con l'altro e non si può essere felici da soli. Questa è la prima regola. E la seconda regola è che la gioia ha sempre a che fare con il dono. Dare e accogliere, perché ciò su cui si pesa la felicità della nostra vita e dare e ricevere amore. La porta della felicità si apre solo verso l'esterno, verso l'altro. Chi cerca di forzarla in senso contrario finisce col chiuderla ancora di più. Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene, non privarti di un solo giorno felice. Infatti, secondo una tradizione dei rabbini di Israele, nell'ultimo giorno il santo porrà a ciascuno di noi due domande. La prima è, mi chiederà, perché non sei stato Hermes? Perché non sei stato te stesso? Non mi chiederà, perché non sei stato santo come Abramo, come Padre Pio, con Madre Teresa di Calcutta? Ma semplicemente, perché non sei stato te stesso? Con i tuoi talenti, con il tuo cuore, con le tue fragilità, con la tua anfora d'ombre e di scintille. E la seconda domanda sarà questa: perché non hai saputo godere di tutte le cose belle che ho messo sul tuo cammino e mi hai fatto sprecare la mia genialità di creatore? Se non l'hai fatto, non sei diventato maturo. E qui appare quello che io ritengo il criterio della maturità umana, che sintetizzo in tre componenti. La maturità vuol dire saper amare, saper lavorare e saper godere. Saper amare, cioè essere capaci di ricevere e restituire affetto buono,
capaci di relazioni armoniose e generanti. E secondo, saper compiere bene il proprio lavoro, qualsiasi sia. Puoi fare il deputato o puoi fare la casalinga, non importa. E poi saper godere, cioè saper gioire, saper gustare la vita. Dice Isaia, saper mangiare bontà e bellezza. Come ha fatto certo cristianesimo lungo i secoli a snaturarsi, a diffidare della gioia, a preferire il sacrificio alla felicità, a sentire più adeguate a Dio le rinunce nostre e le privazioni nostre? È tempo di parlare del piacere di credere, del piacere della fede, della gioia della vocazione, perché credere è acquisire bellezza del vivere, acquisire che è bello crescere, cercare, sposarsi, generare, pensare, è bello avere amici, lavorare, essere frate. La vera religione è quella che ti fa bene, che reca piacere, che è utile ed efficace. Se la mia fame di bene non è saziata, la fede dopo un po' non mi interessa più. Ma perché io sono frate? Perché nei miei 71 anni continuo a essere cercatore? Perché incontrare Cristo è stato l'affare migliore della mia vita. Io mi giro verso Cristo perché è la strada per stare bene, con me stesso, con gli altri, con il creato. Lui tira fuori dal bruco che credevo di essere la farfalla che sono. Ma chi ti ama davvero? Chi ti vuole bene davvero? Chi ti riempie di coccole, di boine, di paroline dolci? No. Ti ama davvero chi ti obbliga a diventare tanto, infinitamente tanto. Chi ti obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Questa è una citazione di Rainer Maria Rilke, il grande poeta. Allora ecco, come si può fare per dare nuovo incanto all'esistenza? Vedete, dire che ha senso, che il senso è positivo, che il senso dura per sempre. La vita, è vero, ha i suoi buchi neri, ma non è quella cosa nera che diceva Bertolt Brecht, una citazione: le madri partoriscono a cavallo di una tomba, diceva. La vita risucchiata dalla morte. Non coincide la vita con la celebre definizione che dà William Shakespeare, che affermava: la vita è una favola sciocca raccontata da un idiota, piena di rumore e di furore, ma che non significa nulla. Sono definizioni belle e disperate. Reincantare la vita invece. E ci aiutano alcune immagini che prendo dalla Bibbia. Primo è l'esempio di Maria. Entrando da lei l'angelo disse: rallegrati Maria. La prima parola del nuovo Vangelo è caire, cioè gioisci, sii felice, rallegrati. Il vero Nuovo Testamento comincia con questa parola. E dentro questa parola vibra una nota, un profumo, un sapore buono e raro che tutti i giorni cerchiamo, la gioia. L'angelo non dice a Maria: prega, inginocchiati, fai questo, fai quello, ma semplicemente apriti alla gioia, come una porta che si spalanca al sole. Dio si avvicina e porta una carezza. Dio viene e stringe in un abbraccio, viene e porta una promessa di felicità. Ed è autorizzato ancora a proporsi alla mia vita, proprio perché conforta la vita. E se nominare Cristo non conforta la vita, non è Cristo quello che io predico. Caire, Maria, sii felice. È la lieta notizia che apre la lieta notizia. Un raddoppio di Vangelo, una gioia al quadrato. Maria è chiamata a diventare credente gioiosa. A noi ammantati di gravità e di pesantezze, Maria ricorda che la fede o è fiducia gioiosa o non è. Forse è più costitutivo della fede cristiana il sorriso della ragazza di Nazareth che non l'impressionante serietà dei profeti antichi. Gesù inizia i suoi 3 anni di vagabondaggio libero per la Palestina dicendo: il regno dei cieli è vicino. Ma che cos'è il regno dei cieli? Come lo possiamo tradurre oggi? È il mondo come Dio lo sogna,
è la nuova architettura del mondo dei rapporti umani, una nuova politica del cuore. Queste cose sono vicine. Semplifichiamo ancora. Quando Gesù annuncia il regno di Dio vicino, vuol dire è possibile vivere meglio. Anzi, la felicità è possibile. Di più, è vicina. Quando Gesù va alle nozze di Cana, inizia il suo ministero non andando dai lebbrosi che piangono, dagli schiavi che urlano, non andando a cercare i punti dolenti della nostra storia, ma inizia sorprendentemente da una festa di nozze a Cana. Dio nelle trame di un pranzo nuziale, Dio a tavola, alla tavola della casa, che è il primo altare dove si celebra la liturgia santa. Quello, l'altare della chiesa, avviene dopo l'altare della casa, che è la tavola. Dio a tavola, laddove la vita dell'uomo si umanizza, in mezzo alla gente che ti vuole bene, per le quali investi ciò che sai fare, ciò che sai di più bello. Allora Dio in una festa di nozze, con gente che attorno a Lui ride, scherza, balla, con tutti i drammi di Israele, gli schiavi, lebbrosi, malati, Gesù inizia perdendo del tempo con dell'acqua e con del vino. Ma questo è un Dio che si allea con la gioia degli uomini, ma con la gioia elementare, semplice, dei cinque sensi, con il nudo piacere di vivere. È una cosa naturale, e più è naturale più c'è Dio. Non sta nell'artificio Dio. Abbiamo a lungo pensato che Dio non amasse troppo le feste degli uomini, che fossero più consoni alla sua serietà, il sacrificio e lo sforzo, che non la gioia e il dono. E il cristianesimo ha subito un battesimo di tristezza. Molti cristiani hanno dato il nome di volontà di Dio a cose che li costringono a soffrire. No. Invece a Cana c'è un Dio che rilancia la festa con 600 litri di vino più buono, inatteso, migliore, che si allea con la gioia umana, che sta con noi quando gustiamo momenti belli, quando gustiamo un amore, un'amicizia, la nascita di un figlio, il ritrovarsi, che ci insegna a vivere bene, a gustare le grandi e anche le piccole gioie della vita, che può essere un bicchiere di vino buono con gli amici, sentire il corpo sano, incantarsi davanti a un tramonto, o a un quadro, a una musica. In quei momenti Dio è lì, come a Cana, gode della tua gioia, la approva, la apprezza, la sostiene, la rilancia. Il grande Dietrich Bonhoeffer diceva: dobbiamo amare e trovare Dio precisamente al centro della nostra vita e nel bene che ci dà, trovarlo e ringraziarlo nella nostra felicità terrena. Noi siamo facili a dire: mettiamo la nostra vita nelle mani di Dio quando c'è un problema, una difficoltà, una malattia. Mettiamo la nostra vita nelle mani di Dio quando stiamo bene e ci ritornerà moltiplicata, quando siamo contenti. Ma ad un certo punto della festa, a una svolta della vita, la crisi. Viene a mancare il vino, nella Bibbia simbolo dell'amore. Lo sappiamo bene, l'amore è così poco, così a rischio, così fragile, così raro. E quando finisce, si spegne la luce. Quante volte ci è venuto a mancare il vino, quel non so che di gioia, di passione, di slancio, di entusiasmo, la spinta che sa dare profumo e sapore alle cose, che fa navigare il cuore, lo fa volare. Il Dio in cui credo è il Dio delle nozze di Cana. Il Dio in cui credo è il Dio della festa, del gioioso amore danzante. Il Dio in cui credo è un Dio felice, che sta dalla parte del vino migliore, dalla parte del profumo di nardo, un rabbi che amava i banchetti, venuto a portare gioia ai poveri, un Dio felice che dona il piacere di vivere. Permettetemi una digressione sul tema del piacere, di cui non si parla mai. Dal piacere nasce la vita. È una citazione di Epicuro, filosofo, che dice: proprio degli esseri viventi è la ricerca del piacere e il rifiuto del dispiacere.
Questo è l'impianto di partenza. I nostri sovrani sono piacere e dispiacere. Qualcosa spinge interiormente gli uomini verso il primato del piacere. Non sto dicendo che il piacere sia il bene. Si tratta però di sgombrare l'idea che il Vangelo sia contro il piacere. Il piacere è una porta per la felicità, è un dono di Dio. Tutti i piaceri sono benedetti, tranne una piccola fetta che fa male e che preclude la strada per la felicità. E per capirlo c'è un criterio molto semplice, è quella fetta di piaceri che è senza amore o che va contro l'amore. E sono la droga, il sesso a pagamento, l'alcolismo, il star lì a contare il proprio denaro, il fare l'amore senza amore. Tu lo senti nel cuore quando manca l'amore in un piacere. Vedete, anche il buon vino è un dono. Io sono figlio di vignaioli, ma non un dono da buttar giù come un alcolista tutto d'un fiato, ma da degustare in un bicchiere di vino. Ci sono 20 sorsi, un dono sull'altro, 20 micro piaceri da vivere non come un narciso solitario, ma nella condivisione. Una gioia vera non può mai essere solitaria e ha sempre a che fare con il dono. E mi domando, mostriamo che il piacere rivela qualcosa del volto di Dio e del cuore di Dio. C'è un verso di David Maria Turoldo che dice: il corpo è la cattedrale dell'amore e i sensi sono divine tastiere. I sensi come tastiere suonate da un pianista divino, mentre spesso aveva immaginato che ci fosse il diavolo seduto allo sgabello del mio pianoforte. E la musica che ne emana è musica di Dio. La Bibbia, Gesù, non disprezzano mai le brevi gioie della strada, come chi ha fretta di disamorarci della vita. Coelete dice: mangia il tuo pane con gioia, bevi il tuo vino con cuore lieto. Il Signore ha gradito la tua letizia. Lo scopo di tutta la Bibbia sono uomini gioiosi, liberi e che sappiano amare. La liturgia offre uno slargo su questo tema con una preghiera nella messa, quando, pregando per i defunti, il prete dice una cosa, fate attenzione, strana. Dice: ammettili, i defunti, a godere la luce del tuo volto. Ammettili a godere. Il godimento di Dio non è un mezzo, è il fine. Non dice ammettili a cantare inni o a suonare la cetra per sempre, ma ammettili a godere, perché Lui è il maestro della gioia. Alla fine il credere cede ad un verbo umanissimo, così nostro, così decisivo, il verbo del godimento. La fede finirà e cederà il posto alla gioia. C'è un racconto dei cassidimi pi ebrei dell'Europa orientale. Dai villaggi abitati, una sera arrivò, era un inverno freddissimo, il più gelido degli ultimi anni, e giunse la voce che tutti aspettavano, che il Messia aveva fondato la nuova città dove tutti gli ebrei si sarebbero ritrovati. E i cassidimi si misero in marcia con i colbacchi di pelo, le zimarre nere, camminavano in lunghe file nella neve della steppa. Non volevano aspettare la primavera, l'amore ha sempre fretta, e giunsero infine davanti all'angelo che sorvegliava, è una parabola, che sorvegliava l'ingresso della nuova terra promessa. L'angelo li passò in rassegna e si accorse di un problema imprevisto. Volò dal Messia e gli disse: Signore, c'è un problema. Ho visto che tutti portano appesa alla cintura una bottiglietta di grappa. Che cosa devo fare? Il Signore non ci pensò un momento e rispose sorridendo: falli entrare, così come sono, ciascuno con la sua fiasca alla cintura. Non hai visto quanto era freddo questo inverno? Il Signore non disprezza le brevi gioie della strada, i piccoli conforti, non fa come certi predicatori che dicono che tutto è male,
non dice via la grappa, non serve a niente, è un alibi, è un segno che avete poca fede, non dice vi fa male, no. Sorride e fa entrare nel suo paradiso ciascuno con il segno della strada, con il segno del freddo dell'inverno, e vede in quei sorsi di acqua vite la fretta di chi non poteva aspettare la primavera. Vede l'impazienza coraggiosa di Adamo, impaziente per amore. Ma soprattutto sulle beatitudini che il Vangelo ci sfida, ci domanda il coraggio di essere felici, perché ci vuole coraggio. Le beatitudini sono il manifesto più contromano, più stravolgente che si possa immaginare. Sono quelle che accarezzano il mondo in contropelo, accarezzano il pensiero dominante, il mainstream, al quale tutti ci omologhiamo, in contropelo. Eppure sono il cuore del Vangelo. Al cuore del Vangelo c'è per 9 volte la parola felice, la parola beato. C'è un Dio che si prende cura della gioia dell'uomo e gli traccia i sentieri. Come al solito, inattesi, contromano, e restiamo senza fiato di fronte allo splendore e al coraggio di queste parole, perché sono la nostalgia prepotente di un tutt'altro modo di essere uomini, sono il sogno di un mondo che è fatto di pace, di sincerità, di giustizia, di cuori puri. Queste parole sono la bella notizia, l'annuncio gioioso che Dio regala vita a chi produce amore. Che se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il Padre si fa carico della sua felicità. Il coraggio di essere felici, che ci manca. Che non è un sentimento, è una decisione. Come il perdono non è un sentimento, è una decisione. Ma beato non vuol dire gaio o allegrino, così, allegretto. Vuol dire, nella Bibbia, quella parola significa in piedi, avanti, in cammino, su diritto, in piedi, voi poveri. Dio cammina con voi, scommette su di voi, non vi molla. Vuol dire avanti, in piedi, senza arrendersi. Quando vengono proclamate le beatitudini stanno ancora a fascinarci. Poi usciamo di chiesa e ci accorgiamo che per abitare la terra ci siamo scelti, abitare questo mondo aggressivo e duro, ci siamo scelti il manifesto più difficile, più controcorrente che l'uomo potesse pensare. Beati voi poveri, e ci saremmo aspettati, perché ci sarà un capovolgimento, perché diventerete ricchi? No. Il progetto di Dio è ben più profondo, molto più vasto. Beati voi poveri, perché vostro è il regno, già adesso, non nell'altra vita. Voi siete il grembo del futuro. Beati perché c'è più Dio in voi, c'è più libertà in voi, c'è meno peso e meno lacci delle cose. Ricordate, Madre Teresa di Calcutta, tutto ciò che non serve pesa sulle nostre vite. E ce ne accorgiamo quando dobbiamo fare un trasloco, è una cosa terribile. Beati i poveri, perché voi custodite la speranza. In questo mondo dove si fronteggiano lo spreco e la miseria, un esercito silenzioso di uomini e di donne preparano un futuro buono, costruiscono pace, costruiscono relazioni miti nel lavoro, nella famiglia, nelle istituzioni, sono ostinati nel proporsi la giustizia, onesti perfino nelle piccole cose, gli uomini e le donne delle beatitudini, ignoti al mondo, che non andranno mai sui giornali, sono invece i segreti legislatori della storia. Non fanno opere, fanno gesti. Vedete, i politici fanno opere, i poveri e le donne fanno gesti. Non vediamo mai Gesù iniziare grandi opere, ma lo vediamo compiere gesti, fermarsi, guardare negli occhi, toccare, parlare. Meno opere e più gesti, se vogliamo avvicinarci sul sentiero che porta alla gioia. E poi c'è quella beatitudine paradossale, beati quelli che sono nel pianto. Vedete, felicità e lacrime mescolate insieme, forse indissolubili. Un angelo misterioso annuncia a chiunque piange: il Signore è con te. Ma Dio non ama il dolore,
Lui è nel riflesso più profondo delle lacrime a farsi argine alle tue lacrime, a moltiplicare il coraggio, a fasciare il cuore ferito. Nella tempesta è al tuo fianco, forza della tua forza. Non ti salva dal dolore, ma nel dolore. Non ti protegge dalla sofferenza, ma nella sofferenza. Non salva suo figlio dalla croce, ma nella croce. La fede non è un'assicurazione contro gli infortuni. Ma se c'è un infortunio, lì non sei solo. C'è qualcuno che intreccia il suo respiro con il tuo, che intreccia la sua forza con la tua. E non ti molla. Vedete, quando vedete una persona piangere, osservate. Gli occhi di tutti sono belli, ma quelli impastati di lacrime e di luce sono più belli. E poi scopriamo che quando l'acqua incontra la luce nascono arcobaleni. Allora Dio non è solo amore, non è solo misericordia, Dio è anche felicità, uno che ci ammette a godere. Felicità è uno dei nomi di Dio. E Gesù, la vita di Gesù era una vita bella. Bella perché piena di amici, perché luminosa, perché pulsante di libertà, perché intensa e senza paure. Forse tutti, chi più chi meno, soffriamo di imprigionamenti nella nostra vita. È il fascino di Gesù, uomo libero, accende brividi in me, in ciascuno di noi. Se ti fai lettore attento del Vangelo, non puoi sfuggire all'incanto per la libertà di Gesù. Di fronte alle istituzioni, di fronte alla tradizione, di fronte alle leggi, Gesù uomo senza maschere e senza paure. Queste due cose ci basterebbero per essere felici. Non avere maschere. Quante maschere abbiamo? Abbiamo una faccia in casa, una faccia a scuola, una faccia sul lavoro, una faccia con i colleghi, una faccia con i superiori, un'altra con gli inferiori. Perché? Perché abbiamo paura. Gesù, uomo senza maschere e senza paura, che non si è mai fatto comprare da nessuno, che non è mai entrato nei palazzi dei potenti se non da prigioniero. Leggi il Vangelo e respiri a pieni polmoni la libertà. E la libertà è un segreto. Il segreto è quel pezzetto di Dio che è in te e che i veri maestri dello Spirito ti invitano a scoprire e poi ad adorare. Se sei fedele a questo pezzetto di Dio in te, sei libero dalla schiavitù degli altri, sei libero dai giudizi, dal primo stupido che ti giudica, sei libero dalle convenzioni abusate, dai codici senz'anima, dalle aspettative degli altri. Per te contano gli occhi del tuo Signore. Conta un pezzo di Dio in te. Gesù era un uomo felice. Perché? Lo possiamo dedurre dal fatto che non si va a morire. Lui poteva fuggire nel deserto, tornare in Galilea, poteva andare a Tiro e Sidone. Non si va a morire per un pasticcio di vita grigia che non ti dà soddisfazione. Lui viveva bene la sua vita, una vita bella, e per quello accetta di non cambiarne neppure una virgola, perché tradire quella vita sarebbe stato per lui più mortale della morte. Gesù era un uomo felice, era un rabbi che aveva la gioia di vivere, che amava i banchetti, lo accusano, che amava i fiori del campo, che sapeva godere delle belle pietre del Tempio di Gerusalemme e del profumo versato su di lui. Sapeva godere dell'abbraccio dei bambini e della carezza dei capelli dell'amica ebri di nardo. Sapeva amare e lasciarsi amare. Lo guardi e scopri che è la fonte delle libere vite. Capisci che il Vangelo non è una morale, è una sconvolgente liberazione. Non è una nuova ideologia, non è un sistema di pensiero, non è una nuova teoria religiosa. È una sconvolgente liberazione. Ti libera dal passato, dagli ergastoli interiori, dai patiboli sui quali spesso trasciniamo noi stessi e gli altri. Non punta mai il dito per accusare, ma per scrivere nel tuo cuore una parola, la parola futuro. Davanti all'adultera pronuncia le sei parole che bastano a cambiare una vita. Neppure io ti condanno.
vai ed ora in avanti non peccare più. Questo è partorire una persona, partorire a una vita nuova. Non colpevolizza e neppure ti assolve, lui fa un'altra cosa, partorisce, apre sentieri, insegna respiri, manda oltre. Per lui una spiga di buon grano vale più della zizzania del campo. E dice a quella donna: tu puoi amare bene, tu puoi amare molto, e il bene possibile domani, anche solo possibile, è più importante del peccato di oggi. Per questo era un uomo felice, perché vedeva questo, vedeva primavere nei nostri inverni, vedeva germogli nei nostri deserti, vedeva l'amore bello in una persona che aveva amato male. Con lui c'è sempre un dopo, nessuno è mai perduto per sempre. E questo non è buonismo accondiscendente, e questo è la bontà, l'amore vero che ti incalza a diventare tanto, infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. E vorrei cogliere da... Nel Vangelo voglio cogliere una cosa che spesso non è sottolineata: il tema della bellezza, perché ci sono due cose che salveranno il mondo, la tenerezza e la bellezza. E Gesù è venuto a raccontare, lui è il racconto della tenerezza di Dio, della combattiva tenerezza. Che cos'è la bellezza? La bellezza è una profezia di gioia. Guardate, se siete tristi, cercate qualcosa che è di bello davanti a voi e quello vi aprirà una fessura. Diceva il filosofo Kant: il bello provoca un piacere senza interesse. E la cosa più bella, qui cito la famosa poetessa Saffo, la cosa più bella che dice di cavalli e cavalieri, che dice di navi schierate davanti alla terra nera, la cosa più bella, io dico, chi uno ama. La cosa più bella è colui che ami. La legge primitiva della bellezza è nell'atto d'amore. Un atto di amore è sempre bello. La bellezza non è la bella rappresentazione di una realtà, ma è la raffigurazione della realtà bella, di un amore che è la cosa più bella del mondo. Allora il crocifisso coperto di sangue non è bello, ma è la figura di una realtà bella. È la cifra della realtà più bella di Dio, di un amore fino all'estremo, fino a morirne. Ma con che cosa ci seduce Dio? Con la sua onnipotenza? Con la sua perfezione? Con l'eternità? Con l'onniscienza? Per il fatto che giudicherà bene tra buoni e cattivi? No, non è per questo che mi seduce. Mi seduce per la bellezza di Cristo, il volto alto e puro dell'uomo. Mi seduce con la bellezza dell'atto d'amore. La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla croce, dove il figlio dell'uomo si lascia contenere in quel po' di legno e di ferro che basta per morire. In quel crocifisso, dice Giovanni, è la gloria a rivelarsi. Lì c'è tutto il peso di Dio. Ma quale gloria, quale peso? Il peso è la gloria dell'amore, che è la regola della bellezza. Lì l'arte divina d'amare si offre al cosmo. La cosa più bella è sempre l'atto d'amore, e la bellezza apparsa in quel crocifisso rivela che bella è la persona che ama, ma bellissima, e chi ti ama fino all'estremo. Allora acquisire fede è questo, acquisire bellezza del vivere, scoprire che è bello amare, creare, pensare, giudicare bene. È bello essere miti, essere sobri e condividere e avere figli, mettere la vita nelle mani di chi mette la vita nelle sue mani. Ecco, questo è ciò che volevo dire sul tema. E infine una citazione, facendo sfoggio di un po' di ebraico. In ebraico salvare si dice Yoshua. Il verbo ebraico Yoshua viene dalla radice Ish, con cui
si indica il fatto di allargare, di dilatare, di ingrandire. L'angelo annuncia a Giuseppe che nascerà Gesù, tu gli porrai il nome Gesù perché salverà. Lo chiamerai Yeshua perché Yoshua, capite? Cambia solo una vocale. Gesù salverà. Cosa vuol dire? Allargherà, accrescerà, espanderà lo spazio della tua umanità, renderà più grande la vita, salverà dal peccato. Cosa vuol dire? Il peccato è esattamente l'opposto. È l'atrofia del vivere, il rimpicciolimento del cuore. Il peccato è ciò che rende piccola la tua persona e non c'è più spazio per nessuno, né per i poveri, né per i fratelli, né per Dio, né per il cosmo. Invece Dio viene e crea spazio in me, spazio per le creature, spazio per i poveri, per i sogni, per il cielo. In fondo questo vuol dire che la religione, diceva padre Giovanni Vannucci, equivale a dilatazione. E più il tuo cuore è grande, Sant'Agostino diceva, il cuore è come un sacco. Se tu lo tieni lì ripiegato su se stesso, il sacco occupa pochissimo spazio. Più cose metti dentro al cuore, più il cuore si ingrandisce, come un sacco che si dilata. Più cose, più oggetti d'amore metti dentro, più diventa grande. E questo è il concetto di salvezza, essere abitati da fratelli, dai poveri, da Dio, dal mondo, innamorati della realtà. Il cuore grande, il cuore spazioso. Ecco, allora vorrei fare a ciascuno questo augurio: il Signore renda il tuo cuore spazioso. Me l'ha fatto uno che, di quelli che pulivano i vetri, sapete, ai semafori, no? Così gli ho dato la monetina e forse mi era scappato magari una moneta un po' più grossa, e mi dice, mi ha colpito, tu hai le mani belle, che il Signore renda il tuo cuore spazioso. L'ho preso come un augurio che così mi piace rilanciare a ciascuno di noi. E allora ci avviamo alla conclusione. Sapete qual è stata la penitenza più bella che io ho ricevuto andando a confessarmi? Una volta il sacerdote mi fa, bene, adesso vai, fermati davanti al crocifisso, guardati dentro, tira fuori la gioia più bella che hai vissuto in questi ultimi tempi e la rivivi davanti a Cristo, la rigusti e lo ringrazi. Perché noi abbiamo il cuore ricco, abbiamo un archivio pieno di tesori e li sprechiamo, non li guardiamo più. Invece Santa Maria custodiva e conservava e meditava tutte le cose nel suo cuore e anche le gioie arrivate. Non abbandoniamole al grigio della memoria, riviviamole ringraziando il Signore. Questa è stata una penitenza. E la seconda penitenza bella che ho ricevuto è, il padre mi fa, adesso vai per un quarto d'ora a godere il tramonto. Ma come dico, ma non devo, non so, dire qualche preghierina, fare qualche sacrificio? No, vai a godere il tramonto. Perché ti cambia l'atteggiamento, perché ti senti dentro un dono, perché senti che davanti a te qualcuno ti ha preceduto e ha preparato uno spettacolo, perché senti che sei accolto nelle mani del cosmo, che vivi di ospitalità cosmica e senti una gioia che viene dalla bellezza del cosmo. Questo converte, la gioia mi converte. Non sono delle preghierine ripetute. Allora, ho trovato, e questo vi auguro che ci sia qualche confessore che trovi magari un'altra formula per dare il segno della conversione, che dare la penitenza non è dare una piccola così scudisciata alla persona, ma è dare il segno della conversione. Ecco, io vi lascio come segni delle conversioni questa cosa. Finisco con questo aneddoto. Un mio grande maestro di Vangelo è stato un bambino, un po' di anni fa, quando ero ancora a Milano. A proposito, quando ero a Milano, ho detto a una persona, adesso vai a guardare il tramonto un quarto d'ora, mi fa, e dove vado, padre, che non si vede assolutamente? Ok, non ha funzionato quella volta. Qui si potrebbe dire. Ero a Milano, nella chiesa di San Carlo al Corso, è entrata una nonna con un bambino, il bambino avrà avuto 5 anni, la nonna va ad accendere una candela e lascia libero il bambino.
girava col naso all'aria. Dopo un po' si è fermato davanti al crocifisso del 400 che abbiamo vicino ai confessionali. Io ero là con la mia tonaca nera, mi si avvicina, mi tira per la manica e mi fa, indicando il crocifisso: ma chi è quello lì? Mi ha spiazzato. Quella domanda improvvisa, assoluta, mi ha bloccato. Ho capito che lui non aveva mai sentito parlare di Gesù. Volavano via tutte le risposte del catechismo, del credo, a un bimbo che non ha mai sentito la parola Dio. Poi me lo confermava la donna che i genitori, per essere in, per essere alla moda, hanno deciso no, scegliere a lui da grande. Sì. A un bambino così non puoi fornire formule di libri o di catechismi. Ho sentito che la domanda di quel bambino toccava il centro della fede. Chi è quello lì? Ho chiuso mentalmente tutti i libri, ho aperto la mia vita, mi sono guardato dentro. Qualcosa ho visto. Allora mi sono abbassato, ho messo un ginocchio a terra con occhi negli occhi del bambino e gli ho detto: sai chi è quello lì? È uno che ha fatto felice il mio cuore, è Gesù. Davanti a quel bambino sconosciuto che mi ascoltava con gli occhi spalancati, io ho fatto la mia dichiarazione d'amore al Nazareno. Stavo bene. Perché lo seguo? Per essere felice. E questo è l'inizio della bella notizia. Il Dio in cui credo è il Dio di Cana, il Dio della festa, del vino, del gioioso amore danzante. Credo in Dio perché è un Dio felice, che dà il piacere di esistere. Un Dio che ama e che altro non fa che considerare ogni uomo più importante di se stesso. E di compiere per me l'atto più bello che esista, dare la vita. Credo in Dio che preferisce la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà. Ebbene, io sono quel figlio, io sono un uomo grato e grato perché felice. Nessuno, sapete, ha un Dio come il nostro.